Riportare i newyorkesi a Times Square, come accadeva nell'epoca d'oro fino agli anni 50, quando qui si radunavano i locals per affollare i teatri di Broadway per i nightclub Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald. Questa è l'ultima scommessa di Ian Schrager, il leggendario cofondatore dello Studio 54, per rilanciare un'area negli anni diventata forse la piazza più turistica e instagrammata del pianeta, ma proprio per questo ormai ripudiata dalla gente di Manhattan. Inventore del concept dei boutique hotel, Schrager è tornato a Midtown aprendo nel 2019 il Times Square Edition, un hotel luxury modern della catena Marriott International. Qui ha proposto la sua formula vincente, portando l'esperienza dello Studio 54 nel mondo dell'hotellerie. In questo hotel, un'oasi di relax a due passi dal traffico impazzito di Times Square, non si va semplicemente per una camera d'albergo, ha spiegato Andrea Franchini, Market Director Culture and Entertainment per Edition Hotel. Edition Hotels non è un hotel tradizionale, nel senso che noi non vendiamo letti, vendiamo un'esperienza. Quindi dal momento in cui arrivi al momento in cui parti, hai la possibilità di andare ai nostri ristoranti dove trovi dei menu firmati da chef stellati, piuttosto che hai una serie di intrattenimento, spettacoli, club, nightlife. Una esperienza a 360 gradi, dai piatti dello chef stellato John Fraser agli eventi mondani dell'alta società newyorkese sulle terrazze immerse nel verde che fa da filtro al rumore alle luci abbaglianti di Times Square. And I'm feeling good. Alla sera si aprono le porte del Paradise Club, un locale di cabaret in piano stile Broadway che ospita show con crooner e stand-up comedy, frequentato anche dai locals. A una certa ora della notte lo stesso locale cambia veste per trasformarsi in un nightclub che porta in pista i giovani di Manhattan. A distanza di 4 anni e con una pandemia di mezzo, l'hotel sta andando molto 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 bene. È un crocevia di persone del mondo del fashion, art, design, moltissime celebrities. Di recente il Times Square Edition ha ospitato il lancio di Renaissance, l'ultimo album di Beyoncé con Jay-Z, ed eventi con Madonna, Anna Wintour e Kaia Gerber. Una scommessa vinta quindi per Schrager, che ha restituito Times Square ai newyorkesi, riportandola al centro della scena.